Eccoci in una puntata molto importante, che è la puntata dedicata a Martin Heidegger. Ovviamente, per poter parlare di Heidegger in modo molto espanso, molto approfondito, non ci vuole una lezione sola, ce ne vorrebbero tantissime. Heidegger merita anche un approfondimento, quindi poi magari mi scrivete sotto che cosa vorreste approfondire. Questa lezione vuole essere un po' un sunto generale sulla sua vita, sulle sue opere e sulle sue teorie filosofiche. Come sempre iniziamo da una piccola e veloce biografia. Beh, innanzitutto Martin Heidegger è uno dei filosofi più conosciuti, più letti, più studiati del Novecento. Infatti siamo nel Novecento, lui è nato nel 1889 e morto nel 1976. È nato in Germania, quindi tedesco, da una famiglia cattolica abbastanza umile e inizia per un paio d'anni a studiare teologia all'università proprio teologica. Poi però cambia idea, decide di studiare scienze matematiche e naturali e anche filosofia. Consegue il dottorato e inizia a fare il docente. Si sposa con Elfriede Petri e ha due figli. In questo periodo della sua vita inizia ad avere appunto varie amicizie anche nell'ambito accademico, nell'ambito filosofico con Husserl e Jaspers, che tra l'altro è uno dei filosofi dell'esistenzialismo. Ecco, a un certo punto succede che lui tra il 1923 e il 1928 diventa docente all'Università di Marburgo e all'interno dei, diciamo degli studenti c'era anche Hannah Arendt con cui ebbe una storia d'amore. Cosa successe poi? Qualcosa che lo segnò particolarmente non solo la sua vita, ma anche le sue opere, la sua filosofia fu proprio segnata da questa simpatia nei confronti del nazismo. A un certo punto, infatti, lui simpatizza per le idee naziste e addirittura nel 1933, quando diventa rettore dell'Università di Friburgo, ha un pieno coinvolgimento nel progetto nazista. Qua, diciamo, i commenti, le riflessioni sono vari, ci sono state tante teorie, tante idee sul fatto che lui in realtà ha avuto proprio una parentesi durata molto poco, perché poi vediamo nel punto 6 che lui l'anno successivo, nel 1934, si dimette da rettore e proprio si allontana completamente dalla politica e dalle idee filonaziste, tant'è che proprio cerca di far capire attraverso l'insegnamento, attraverso le sue lezioni e le sue opere, che lui comunque prende le distanze, pur comunque ovviamente vivendo in una situazione, in una realtà tedesca prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, pur sempre rimanendo abbastanza tranquillo, perché altrimenti avrebbe rischiato grosso. Ecco, non si è capito bene il motivo per cui lui a un certo punto della sua vita viene coinvolto dal progetto nazista. C'è chi appunto ritiene che lo abbia fatto perché voleva diventare rettore, voleva fare una carriera, vedeva che altre persone non riuscivano a fare carriera proprio perché non sposavano appieno il progetto nazista. In altro caso, sembrerebbe essere stata una parentesi della sua vita, parentesi che però lo ha segnato profondamente, profondamente perché lui, nonostante abbia lasciato tutto, si sia dimesso da rettore, abbia deciso di fare solo il docente, di non occuparsi di politica, eccetera, questa cosa lo segnò profondamente. E tuttora Heidegger viene spesso, collocato, nella fazione filonazista, un po' come è successo con Nietzsche. Questo è quello che è successo, cioè lui per questo, chiamiamolo sbandamento, per questa scelta che poi non si è capito appunto se era una scelta fatta di impeto o fatta in modo scientifico, lui pagò le conseguenze soprattutto dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando fu incolpato proprio di essere filonazista. Addirittura fu incolpato persino da un suo ex amico, che era Jaspers, che lo accusò proprio di essere stato filonazista.
tant'è che nel 1945-46 lui viene interdetto dall'insegnamento, cioè viene completamente allontanato, non può più insegnare e quindi ha un crollo psicologico, fu molto aiutato in questo senso proprio perché lui, cioè, era fatto per l'insegnamento, è una vita per l'insegnamento, le sue lezioni erano seguitissime, amatissime e quindi insomma gli crea veramente non pochi problemi. A un certo punto Jaspers, non si sa per quale motivo, cambia idea e lo difende. E nel 1951-52 torna finalmente all'insegnamento, ma gli manca sostanzialmente poco alla pensione, quindi in realtà ha avuto questo stop dell'insegnamento che è stato per lui veramente molto, molto, molto importante, insomma, lo ha segnato tantissimo. Tra l'altro, una cosa interessante è che lui, Heidegger, poi lo vedremo anche nella sua filosofia, amava insegnare, amava stare con la gente, insegnare filosofia, però allo stesso tempo amava stare in solitudine perché si era comprato questa sorta di baita nella foresta nera, e lui si ritirava spesso in questa, solitudine, quindi lontano dal mondo. Nel 1975, quindi un anno prima della sua morte, esce l'opera completa, quindi l'opera che ingloba al suo interno tutte le sue opere, tutti i suoi scritti, ma anche i suoi appunti, le lezioni universitarie, quindi proprio un compendio incredibile di tutte le sue opere. E tra l'altro, proprio nell'introduzione lui dice Wege, nicht Werke, cioè itinerari, non opere. È molto bella questa cosa, quindi non sono soltanto opere, ma è proprio un percorso di vita, un cambiamento, che lo vediamo in modo particolare proprio perché Heidegger c'è un prima e un dopo Heidegger e c'è anche una prima parte, come se fosse un film, la prima parte di Heidegger e la seconda parte di Heidegger, che vedremo hanno comunque degli aspetti in comune. Quindi adesso ci tuffiamo proprio nella teoria, nella filosofia di Heidegger, a partire proprio dai primi anni con Essere e Tempo. Infatti iniziamo proprio con Essere Tempo del 1927. Beh, questa è la prima fase di Heidegger e quest'opera, Essere Tempo, sancisce proprio la prima parte di Heidegger, dove lui si concentra sul problema dell'essere, problema che in realtà sancisce un po' una continuità con il secondo periodo, perché poi in realtà Heidegger c'è un prima e un dopo, e dopo vedremo perché, in modo particolare per un aspetto. Però in realtà Heidegger si è focalizzato tutta la sua vita sul problema dell'essere. L'essere che è cercato, lo vediamo qui nel primo punto. Cercato, cioè il problema dell'essere deve essere indagato attraverso tre aspetti. Il cercato, cioè l'essere è l'oggetto sostanzialmente, il focus. Quindi è il cercato, che cosa stiamo cercando? L'interrogato che è l'esserci, ossia l'uomo, cioè l'uomo che viene interrogato sull'essere, quindi sul cercato. Quindi l'uomo soggetto che è l'esserci, perché c'è, adesso poi vediamo perché, quali sono le caratteristiche dell'esserci, che si interroga, che viene interrogato sull'essere. E quindi il ricercato, quindi il motivo per cui si fa tutto questo, questa ricerca è proprio il senso dell'essere. Qual è il senso dell'essere? Adesso ti suonerà tutto un po' strano, ma vedrai che Heidegger è un po' come Hegel. Dovete, secondo me, riascoltare la lezione più volte per capirlo, perché adesso vi sembrerà tutto assurdo, ma quando finiremo la lezione, quindi arriveremo alla chiusura, alla fine di tutto, vi suonerà tutto più semplice e quindi riascoltandolo capirete questi tre aspetti.
Allora, secondo Heidegger, sostanzialmente ci sono due caratteristiche dell'esistenza. La prima è il fatto che noi esseri umani possiamo comprendere l'essere, cioè abbiamo questa possibilità di comprensione dell'essere, cosa che gli altri animali, le altre specie non hanno. Io ho la fortuna di avere due cagnoline, sono intelligentissime, ma non si interrogano sull'essere. Noi sì, noi siamo in grado di comprendere, di farci, di essere l'interrogato in questo problema dell'essere. Invece gli altri animali, noi possiamo comprendere l'essere e soprattutto possiamo essere, abbiamo la possibilità di essere. Ecco che qui la grande differenza è che nell'animale non c'è questa comprensione dell'essere, c'è un essere basta, esistere basta. Noi c'è anche questa comprensione dell'essere. L'esistenza, che è existere, cioè essere al di fuori, ci aiuta proprio in questa progettualità, in questa possibilità. Noi esistiamo perché abbiamo una possibilità, cioè siamo gettati verso il futuro, verso il progetto. E qui, sapete, io amo molto le neuroscienze. Ritorna un po' questo aspetto dell'essere umano, questa caratteristica tipica dell'essere umano, che è proprio quella di essere una persona, un essere vivente che è proiettato verso il futuro, che è in grado di avere dei progetti, di volersi migliorare, grazie soprattutto all'evoluzione del lobo frontale e prefrontale. Cosa che invece gli animali vivono nel qui e ora del momento. Noi invece abbiamo questa possibilità e la possibilità è data da una progettualità verso il futuro. Bene, un altro aspetto sempre presente nell'essere-tempo è proprio il concetto di cose e di uomo. Allora, le cose sono, lui dice, una semplice presenza. Nel mondo c'è da distinguere tra le cose e l'uomo. L'uomo non è una semplice presenza, cioè non è che sta lì e c'è e basta, ma l'uomo ha la possibilità di scegliere. È nel mondo, è trascendente, è gettato nel mondo, vive nel mondo da protagonista e lo vediamo proprio nell'esserci. L'esserci che cos'è? È l'avere progetti, è prendersi cura di sé, degli altri. In quest'ottica, le cose non sono degli oggetti di studio, ma sono degli strumenti per l'uomo per raggiungere i suoi scopi. Quindi l'uomo è gettato nel mondo, quindi si ritrova nel mondo insieme a delle cose, che sono delle semplici presenze. Queste cose vengono usate dall'uomo per i suoi scopi. Proprio perché lui se ne prende cura, però attenzione con il prendersi cura perché lui usa proprio questo termine cura, non è che le accarezza, se ne prende cura nel senso che le usa, le utilizza per i propri scopi, cioè le cose hanno un significato in base all'utilizzo che ne fa l'uomo, quindi l'uomo è l'esserci. L'esserci che cosa implica? Il fatto di essere presente, gettato e di utilizzare, quindi infatti si parla di utilizzabilità, cioè manipolare gli enti per i propri scopi, cosa che ci può essere anche nell'animale, ma senza consapevolezza, senza comprensione dell'essere. Invece l'uomo è gettato nel mondo, ha una progettualità, si prende cura di sé, si prende cura degli altri, in un'ottica proprio di consapevolezza. Vediamo quindi le caratteristiche dell'esserci. Allora, innanzitutto, l'esserci comprende l'essere e qua diventa sempre più complesso. Lo so, Heidegger è molto teorico, un po' astratto, un po' come Hegel. Diciamo che chi fa la maturità si ritrova due gatte da pelare, non da poco. Allora, che cosa comprende l'essere? Cioè, nel senso che l'esserci ha una comprensione dell'essere e
Lo può fare in due modi, in modo autentico o in modo inautentico. L'essere può essere compreso dall'esserci, quindi dall'uomo, in modo autentico, se parte da se stesso. Quindi, e questa è una delle grandi differenze che poi troveremo nella seconda parte di Heidegger. Lui dice: noi comprendiamo, noi esseri umani, comprendiamo l'essere e lo possiamo comprendere o in modo autentico o in modo inautentico. Autentico quando partiamo da noi, quindi la comprensione parte da noi. Invece, quando la comprensione parte dal di fuori di noi, quindi dal mondo, in modo anonimo, la comprensione diventa inautentica. È il classico caso del linguaggio utilizzato, che spesso si utilizza, del bisogna fare, bisogna essere, si deve, cioè quel sì impersonale, che tutte le volte che si utilizza uno dice sì, ma chi lo dice? Il sì impersonale, si deve fare, chi lo dice? Lo dice che chi? La tradizione. Lo dice un'autorità, lo dice l'altro. Ecco che per Heidegger la comprensione dell'essere è autentica nel momento in cui io parto da me stesso, non parto dal mondo, non parto da quello che dicono gli altri, da quello che dice il mondo, da quello che si dice di fare, ma parto da me stesso. Qua vediamo proprio che è importante il linguaggio che poi vedremo nella seconda fase essere stato trattato molto da Heidegger, perché il linguaggio è il punto di comprensione dell'essere, se è autentico o inautentico. Quindi la chiacchiera è diverso dalla terapia piuttosto che dal parlare, dal discutere, dal riflettere, no? Mi è capitato delle volte di sentir dire qualcuno che dice: ma vado dallo psicologo per chiacchierare, no? Non si chiacchiera dallo psicologo o dallo psicoterapeuta, piuttosto che la chiacchiera, no? Cioè, quando si pensate a quando andate in giro e vi ritrovate magari alla fermata dell'autobus o in circostanze tipo dal dottore e iniziate a chiacchierare del più e del meno, ma di cose frivole, cioè tipo: ah, che tempo che fa oggi? Ah, sta per venire il temporale? Oggi? Oppure, sì, c'è stata questa situazione politica, eccetera. Però è una chiacchiera che Heidegger direbbe inautentica, inconsistente, a poca ciccia, a poca consistenza. Allora in quel caso lì l'essere è inautentico, perché non c'è la presenza dell'esserci in modo autentico, cioè fondato sul sé come punto di partenza. Attenzione però. Heidegger non giudica questo comportamento, questa chiacchiera inautentica o altro, perché dice che comunque fa parte dell'essere umano, cioè è parte integrante dell'essere umano. Un altro aspetto importante dell'esserci è che può essere la possibilità, lo abbiamo visto prima, l'esserci può essere e può comprenderlo, questi sono i due punti. Ha progettualità, è trascendente perché riesce a guardare dal di fuori quello che succede, quello che accade, è nel mondo perché è gettato nel mondo. Attenzione che qua lui usa il concetto di deiezione. Non so se sapete, ricordate nella Bibbia, no? L'Eden a un certo punto, Adamo ed Eva vengono, c'è la caduta dell'Eden, cioè questo essere gettati in un altro mondo, nel mondo terreno, nel caso della Bibbia. Ecco, in Heidegger c'è questa deiezione, cioè questo uomo che viene gettato, fa parte, questo aspetto dell'essere umano, e che cosa fa? Commercia con le cose. È calato dentro il mondo e si interfaccia con le cose semplici, no? Le semplici presenze di cui abbiamo parlato prima, dovendo creare delle relazioni con anche gli altri. Quindi si prende cura delle cose, le utilizza e coesiste con gli altri, perché nel mondo ci sono anche altri esseri umani che sono gettati nel mondo.
E un aspetto importante che abbiamo detto è proprio il concetto di cura, cioè la cura diventa la struttura fondante dell'esistenza, cioè io mi prendo cura di me stesso e degli altri, che è un po' quello che succede, pensiamo ad una madre, no? Con un figlio piccolo che si prende cura. Innanzitutto deve cercare di prendersi cura di se stessa e poi di prendersi cura del suo bambino. Pensiamo sempre alla metafora dell'aereo, quando ti dicono in caso di emergenza la mascherina se la deve mettere prima il genitore e poi il bambino, quindi prima si deve prendere cura il genitore per poi potersi prendere cura al meglio del bambino, altrimenti sarebbe pericoloso perché metti caso che si mette la mascherina al bambino e il genitore poi sviene e il bambino rimane da solo. Questo giusto per darvi l'idea del fatto che ci si prende cura di se stessi e degli altri. E anche in questo caso Heidegger propone due versioni del prendersi cura degli altri, la forma inautentica, che è l'essere insieme, e la forma autentica, cioè che è il coesistere, cioè il fatto di essere gettati nel mondo, di stare insieme ad altre persone e di coesistere. Quindi io esisto anche con gli altri, non insieme agli altri, anche con gli altri, che sono due aspetti un po' diversi. Adesso vediamo la questione della morte. La morte che cos'è? La morte è la fine dell'esserci. Abbiamo detto che l'esserci è l'essere umano, ok? Però attenzione che non è la fine dell'uomo, la fine per l'uomo, e soprattutto lui dice, non è un fatto in sé, perché l'uomo non lo sperimenta realmente, cioè nel momento in cui muore, lui non sperimenta la morte in sé, sperimenta probabilmente il momento precedente la morte, ma la morte in sé non può essere esperita dall'uomo, perché quando la morte giunge, non ci può essere più l'uomo, l'uomo non può essere più in grado di comprendere l'essere, sostanzialmente. Può comprendere prima, ma nel momento in cui giunge la morte, c'è la fine dell'esserci e quindi l'uomo non può più comprendere la morte. Quindi non è un fatto, ok? È una possibilità dell'esserci. Che cos'è quindi? Perché è una possibilità dell'esserci? Perché lui dice tutto è possibilità, noi abbiamo la possibilità di essere e anche nella morte. La morte ha delle caratteristiche. Innanzitutto è propria. Propria in che senso? Che ogni uomo la sperimenta da solo. Nel tunnel verso la morte, nell'esperienza della morte, anche in situazioni in cui purtroppo ci sono state persone che sono morte, diciamo più o meno in momenti vicini, ravvicinati, l'esperienza è un'esperienza singola, cioè è una possibilità dell'esserci propria del singolo, della singola persona. Quindi è qualcosa che non sperimenti con gli altri, ma da solo. È incondizionata, fa parte dell'uomo, cioè è certa, è sicura, cioè sicuramente si muore, ed è insommortabile, cioè per tutti, non si può assolutamente saltare, cioè non si può dire no, adesso questa cosa non la faccio, no, si può scegliere di non fare determinate cose, ma la morte non si può scegliere di non farla. E quindi lui dice è propria, cioè qualcosa che vivo io, è incondizionata, non ci sono condizioni, tu non puoi mettere le condizioni del allora dunque io voglio morire così, 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 così. No, non si può. Certa, perché sicuramente c'è ed è insormontabile, non si può superare. Ecco, questo aspetto ci dà la questione della finitudine dell'essere umano. Ricordate l'esistenzialismo, lui in parte è considerato un esistenzialista, soprattutto in questo primo periodo, dove è importante l'aspetto della finitudine. E lui dice, Heidegger dice, è importante essere consapevoli della propria fine, cioè vivere costantemente, ogni giorno, consapevoli che si muore. Cioè, il famoso memento mori, ricordati che devi morire. Che da un lato uno dice, caspita, però, oh,
cioè, che pesantezza, io vivo la mia vita. No, però la cosa importante è sapere che la tua vita è una sola e che è finita, è limitata. Allora, solo in quel caso lì, tu, se sei consapevole della finitudine della tua vita, tu stai vivendo una vita autentica. Attraverso che cosa? L'angoscia, che è diversa rispetto alla paura di Kierkegaard, perché la paura rispetto all'angoscia ha un oggetto per cui aver paura. Io dico, ho paura dei ragni, ho paura delle punture, ho paura dei virus, eccetera. Invece l'angoscia è qualcosa che non ha un oggetto preciso, ma è qualcosa che ti prende, che ti sovrasta, di cui quando sei angosciato è qualcosa di cui non sai cosa succederà, ma soprattutto non sai esattamente di cosa sei angosciato. È qualcosa che ti pervade completamente. E quindi lui dice: noi dobbiamo essere consapevoli della nostra finitudine attraverso l'angoscia, che è per questa paura complessiva, e avere questa decisione anticipatrice della morte, che non vuol dire suicidarsi, attenzione. Cioè, io non posso, non dico, vabbè, oh, tanto siccome devo morire, allora tanto vale che muoio prima, mi suicido io, così almeno scelgo anche come muoio, eccetera. No, attenzione. Heidegger non dice questo. Lui dice che è utile essere per la morte. Per essere autentici, per vivere una vita autentica, io devo sapere che posso morire da un momento all'altro. Io devo vivere consapevole di questa finitudine, di questa limitatezza, perché se vivo in modo inautentico, fuggo dalla morte, allora fuggo dalla finitudine, commercio con la vita, commercio vuol dire faccio cose, vivo di cose materiali, in realtà vivo una vita inautentica. Io la vita autentica la vivo nel momento in cui sono consapevole che sto per morire e allora le mie priorità cambiano. Perché mi rendo conto che magari certe cose, certi commerci, come li chiamava Heidegger, quindi questi aspetti materiali, il lavoro, il comprare questo, il comprare quell'altro, gli averi, eccetera, sono sottigliezze rispetto poi al vero senso dell'essere, al vero senso della vita. Quindi qua bisogna, è importante sottolineare, perché non è incitazione al suicidio o a finire la vita o ad una vita di negatività perché vabbè tanto devo morire. No, è proprio perché sono consapevole che morirò che io vivo una vita autentica, vivo una vita consapevole, sfruttando ogni momento, ogni ora, ogni secondo per vivere realmente la mia vita. E questa è l'essere per la morte, che non è una cosa che porta sfortuna, non è una cosa che porta negatività, ma che invece esorcizza la vita e aiuta finalmente, esorcizza la morte e aiuta finalmente a vivere una vita con pienezza, proprio nella consapevolezza della propria finitudine. Ecco, un altro aspetto, perché giustamente l'opera si chiama Essere Tempo, noi finora abbiamo visto l'essere. Che cos'è il tempo? Beh, il tempo ci aiuta a vivere nel movimento, nella progettualità, nel futuro, l'abbiamo detto, l'uomo è proiettato verso l'esserci, verso il futuro, verso le cose che deve fare. E qua c'è la differenza tra essere e tempo, l'essere è proprio, come si dice, statico e c'è. Invece il tempo fugge, il tempo corre via, è in movimento, in questo momento che è presente è passato dopo 2 secondi e quello che sarà tra 10 minuti il futuro è passato dopo 10 minuti. Quindi è un continuo movimento e anche qua ritorna il concetto di cura, perché lui parla di 3 aspetti, l'essere avanti a sé, cioè il progettarsi, progettare, l'andare verso il futuro, l'essere già in, cioè l'essere gettato, l'essere presente, e l'essere presso, cioè la deiezione, cioè l'essere calato nel mondo ed esserci. Quindi la cura vuol dire prendersi cura di sé e degli altri nel momento presente, nel qui e ora del momento e nel futuro.
Il tempo quindi è il senso proprio dell'esserci. Se non ci fosse il tempo, probabilmente non ci sarebbe l'esserci, non ci sarebbe l'esserci, l'essere, non ci sarebbe progettualità. E lui parla anche in questo caso di storicità autentica e storicità inautentica. Nel senso che dice, studiare la storia può avere un senso, ha un senso, che può essere autentico o inautentico. Autentico nel momento in cui prendo del passato qualcosa per fare qualcosa di costruttivo e di consapevole nel futuro. Inautentico è quando invece sono cieco rispetto a quello che è successo nel passato e mi focalizzo con i paraocchi solo sul presente, senza voltarsi dietro e vedere che il passato mi può dire qualcosa, mi può narrare qualcosa, mi può far essere consapevole verso il presente e il futuro e costruire un futuro in modo più costruttivo e sicuramente più positivo rispetto al passato. Ecco, l'essere il tempo in realtà è un'opera incompiuta, perché lui aveva una grande progettualità verso l'essere tempo, non è riuscito a completarla. Allora la domanda è questa. Lui non è morto giovanissimo, non è morto improvvisamente, come per esempio può essere successo ad altri autori, come mai ha lasciato un'opera incompiuta? Ecco qua ci sono due aspetti che vi voglio portare all'attenzione, poi sicuramente un dibattito si può aprire su questo aspetto. Allora, probabilmente è incompiuta perché il problema dell'essere, che è stato posto da tantissimi, no? Ricordiamoci Parmenide nell'antichità, tantissimi si sono occupati dell'essere. È un problema talmente ampio, su cui non si possono avere tutti i pezzi del puzzle che non si riesce appunto a fare un quadro completo. Vuoi perché il linguaggio umano non è in grado di parlare e di risolvere il problema dell'essere, vuoi perché l'uomo è stato considerato da Heidegger fino soprattutto al primo periodo come il protagonista attivo della riflessione. È difficile parlare, e risolvere il problema dell'essere, proprio perché il nostro linguaggio è limitato, non riesce ad andare oltre, proprio perché è stato creato da noi. E andare oltre ad un approccio metafisico non riesce proprio a uscirne. E poi questa centralità, questo protagonismo dell'uomo che pur nella sua limitatezza, proprio a causa della sua limitatezza, non riesce a parlare dell'essere in modo completo. E cosa succede? A un certo punto c'è quella, la Kehre in tedesco, che vuol dire la svolta. Ecco qua c'è il primo Heidegger e il secondo Heidegger. Il primo Heidegger di essere tempo che improvvisamente cambia. Ecco, innanzitutto dobbiamo sottolineare un aspetto importante, che non c'è stato uno stacco netto. Questa seconda parte inizia intorno agli anni 30 più o meno della sua vita, ricordiamo che è morto nel 1976, e sancisce comunque una continuità pur nella rottura, e vediamo proprio quali sono i punti di rottura. Perché sancisce una continuità? Perché poi sostanzialmente Heidegger, come abbiamo detto prima, si occupa sempre del problema dell'essere, solo che lo guarda da un altro punto di vista, non più a partire dall'esistenza, ma a partire direttamente dall'essere. Non è più l'uomo il protagonista attivo, ma è l'essere il protagonista attivo. Adesso lo vediamo proprio bene, con l'indagine sull'essere dall'essere stesso. L'uomo che cosa diventa? È uno strumento, diventa un luogo, quindi come se fosse una ciotolina, no? Che raccoglie, che ingloba il suo interno, che accoglie, che funge da strumento per la rivelazione dell'essere. L'esserci è fondamento senza fondamento. Perché l'esserci come fondamento, perché nel rapporto con l'essere consente al mondo di mondificarsi, ossia di essere in quanto tale. Questo non è facilissimo. Esserci come fondamento, cioè l'esserci è una base fondante, perché è
È fondamentale che l'esserci ci sia, cioè che l'uomo ci sia, perché per poter fare riflessione sull'essere, l'uomo ci deve essere per forza, perché altrimenti lui è la base di partenza, il germoglio da cui parte tutta la riflessione dell'essere, perché la mia cagnolina che è qui sotto, che sta partecipando, dormendo durante la lezione di Heidegger, non si pone il problema dell'essere, per quanto sia poi super intelligente. L'uomo sì, e quindi l'uomo, l'esserci, è un fondamento, ma senza fondamento, cioè senza autoalimentarsi, ha bisogno di ripartire dall'essere, cioè gli manca un pezzettino, è la base, cioè il Grund, in tedesco, cioè il terreno, la base dell'essere, ma essere senza essere fondato su se stesso. Adesso lo capirete meglio perché vediamo proprio questo cambiamento completo di visione di Heidegger riguardo proprio l'esserci. Ma per arrivare all'essere dobbiamo prima parlare di alcuni aspetti di cui parla nella seconda fase della sua vita Heidegger. Innanzitutto il nichts, cioè il niente in tedesco. Secondo Heidegger il nichts è proprio la metafisica stessa, cioè lui non dice che il niente non esiste. Il niente esiste come? Il niente è la negazione completa della totalità dell'ente. E ripeto, la negazione completa della totalità dell'ente vuol dire che io ho un ente e io lo sto negando completamente, cioè ci sto mettendo, pensate proprio come se fosse un foglio, ci sto mettendo una X sopra, quindi io sto negando completamente la totalità dell'ente, la X sopra completa. E noi facciamo l'esperienza del niente attraverso che cosa? Attraverso l'angoscia. Attraverso quella che lui chiama l'angoscia, no, dell'esistenza. Il niente è ciò che rende possibile l'evidenza dell'essere come tale per l'esserci umano. Ossia, il niente è un po' qua, ritorna sempre gli opposti, no, di Eraclito, eccetera. Il niente serve a dare valore all'ente stesso, perché se io metto la X sul foglio, ho dato comunque importanza a quello che c'è sul foglio, cioè gli ho dato valore. Il niente è ciò che rende possibile l'evidenza dell'essere come tale. Infatti guardate qua, niente, vedete, niente vuol dire che io l'ente ce l'ho e ci ho messo davanti il ni. Quindi l'ente è accessibile grazie al nulla, grazie al fatto che esiste il suo opposto sostanzialmente. Quindi l'ente esiste perché c'è il niente, ok? Come il caldo esiste per il freddo, eccetera, eccetera. E attenzione qua a un altro aspetto, che il niente coincide con l'essere. E certo, perché se il niente è una parte, diciamo che è l'opposto dell'ente, questo coincide con l'essere, è in quanto tale, esiste in quanto tale. Un altro aspetto importante è il concetto di Wahrheit, cioè di verità. Allora, qua c'è uno stacco tra il prima e il dopo. In Essere Tempo lui dice che la verità è un modo di essere dell'esserci. Quindi qua il protagonista è l'esserci, quindi l'esserci ha un modo di essere, pensate proprio come se fossero tanti piccoli pezzettini, no, nell'esserci, e un modo di essere è la verità, ok? Quindi il protagonista in questo caso è l'esserci. Invece dopo il Kehre, cioè la svolta, quindi il secondo Heidegger, la verità è l'accadere dell'essere stesso. Quindi qua troviamo proprio un nuovo Heidegger che fa scendere dal trono l'uomo. L'uomo non è il protagonista attivo e incontrastato nel problema dell'essere o nell'interrogativo dell'essere, ma l'uomo è semplicemente un pastore, lo vediamo, un pastore, cioè colui che, o comunque un contenitore dell'essere, ma tutto nella seconda fase di Heidegger parte dall'essere stesso.
Quindi lui dice la verità è semplicemente l'accadere dell'essere stesso. Cioè, io dico la verità è un accadimento dell'essere stesso. Quindi qua è il lasciare essere l'ente e svelarlo, quindi svelare, manifestare la verità. Quindi è un po' come se ci fosse una tenda e io l'aprissi e svelassi la verità. Però non c'è l'uomo che la possiede, l'uomo non possiede la verità, non è il proprietario. Quindi qua c'è una critica molto forte ad alcuni autori, ad alcuni filosofi del passato che ritenevano, avevano proprio una concezione molto diversa della verità, come Aristotele, come Tommaso, come il Cogito di Cartesio, la volontà di potenza in modo particolare, che è stato proprio il non plus ultra del superuomo, cioè dell'uomo protagonista indiscusso del pensiero che vuole manifestare la propria potenza. E invece per Heidegger no, è l'essere che è potente e che si manifesta e che manifesta anche la verità. Arriviamo a un altro punto importante che è il concetto di metafisica. Allora, anche qui c'è una bella differenza. Nel primo periodo la metafisica ha una concezione positiva, invece nel secondo periodo la metafisica ha una concezione decisamente negativa, quindi dagli anni 30 in avanti. Interessante questo punto in cui dice essa pronuncia necessariamente, perciò costantemente l'essere, tuttavia non pensa l'essere nella sua verità, perché la metafisica secondo Heidegger è l'oblio dell'essere, cioè l'essere non riesce a manifestarsi completamente. Nel corso dei secoli, degli anni, si è cercato di trovare l'ente attraverso l'ontologia, dove c'è un focus sull'ente in quanto ente, e la teologia che invece si è focalizzato sull'ente supremo, okay? Il massimo ente. Poi lo vedremo perché poi a un certo punto c'è un superamento della metafisica secondo Heidegger, e questo è veramente un aspetto molto importante, dove il punto fondante è che la concezione negativa della metafisica lo porta addirittura a sancire la fine della filosofia. La metafisica nei secoli appunto ha avuto un progressivo oblio dell'essere. In che senso? Da Platone fino ad arrivare a Nietzsche, che è stato proprio il compimento della metafisica, secondo Heidegger, ci sono stati praticamente un oblio dell'essere, cioè l'essere come se sia stato frullato, cotto, stracotto, studiato in tutto, in ogni dove, ma in realtà non si andava non si arrivava al dunque, no? Per esempio, Platone aveva ridotto l'essere ad un'idea, Cartesio aveva parlato della verità del soggetto come pensante, res cogitans, res extensa, Nietzsche aveva parlato proprio della volontà di potenza, che l'uomo domina il mondo, cioè questa sorta di nichilismo, l'uomo è il protagonista, il superuomo, è colui che riesce a manifestare questa potenza. Invece Heidegger dice no, attenzione, noi dobbiamo andare non solo oltre Nietzsche, ma dobbiamo andare contro Nietzsche e contro tutti questi filosofi che hanno portato l'essere, pur nello studio, pur nella buona volontà, nell'oblio. Cioè, l'oblio che cos'è? È la dimenticanza, nel dimenticatoio, un po' come dire, io ti do lo zuccherino per farti star tranquillo, ti faccio diventare idea, ti faccio diventare res cogitans, ma poi in realtà l'essere è un po' inscatolato e chiuso dentro dei preconcetti o delle idee, per l'appunto. E Heidegger dice no, attenzione, perché l'essere deve essere il protagonista e rimanere il protagonista del nostro problema. Qua stiamo parlando di, adesso poi arriveremo proprio a definire l'essere,
risulta anche un po' difficile fare tante riflessioni con Heidegger, perché poi dopo lui stesso ha lasciato, per esempio, l'opera incompiuta Essere e Tempo, proprio perché non è riuscito a trovare una soluzione. Quindi lui nella non soluzione o nella non catalogazione, chiamiamola così, lui ha voluto dimostrare qualcosa, cioè il fatto che io non posso ridurre l'essere ad un'idea, non posso ridurre l'essere ad una ghiandola o alla res cogitans, perché è di più, è oltre, non riusciamo ad arrivare a catalogare il tutto. Ecco, quindi bisogna capire che cos'è l'essere. Beh, l'essere innanzitutto non è facile da definire, ha tanti concetti, probabilmente te lo sei chiesto dall'inizio della puntata cosa fosse l'essere, ed è per questo che io ti suggerisco di rivedertela più volte questa puntata, perché veramente in questo caso abbiamo bisogno di tanti tasselli da mettere insieme. Capiamo che cos'è questo essere. Allora, innanzitutto non è un ente. È ciò che entifica l'ente. Oh mamma, anche qui difficile. Poi, tra l'altro, Heidegger è il fautore di tantissimi termini nuovi o comunque conia delle terminologie. In questo caso, Lichtung, che viene illuminazione, cioè fondamentalmente che cosa fa l'essere? Illumina l'ente, illumina, mostra. Cosa c'è? L'ente, quindi l'ente, la cosa, le cose nel mondo, l'uomo, eccetera. L'essere è quello che illumina. E si manifesta come? Si manifesta con il linguaggio, che non è solo il linguaggio verbale, ma anche il linguaggio artistico, poetico, diventando un evento tramite l'uomo. Attenzione che qua è importante, perché lui prima parla di Lichtung, che è il linguaggio, poi parla di Ereignis, che vuol dire evento. Infatti lui dice das Ereignis ereignet, cioè l'evento eventizza, diventa un evento. Ereignet viene dal verbo ereignen, che vuol dire, è un verbo attivo, che vuol dire far accadere, accadere, far diventare evento. Ecco, l'evento che si eventizza, adesso invento un verbo nuovo, cioè che c'è, si manifesta. Ecco che l'essere si manifesta attraverso il linguaggio, l'arte, la poesia, grazie all'uomo, perché se l'uomo, perché il linguaggio verbale, artistico, poetico, se c'è è perché noi lo usiamo. Quindi l'uomo, io l'ho sottolineato, è un tramite, ma non è più il protagonista come prima, è un tramite, è uno strumento. È quello che qua vediamo pastore dell'essere, per quello che si parla di antiumanismo, cioè nel senso che l'uomo in questo caso viene un po' calato rispetto a prima, dove era l'esserci, era il fulcro fondante, il protagonista nella prima fase di Heidegger. In questo caso l'esserci, l'uomo c'è, è presente, è fondamentale, ma è un pastore che deve portare il suo gregge e che deve consentire al suo gregge di poter fare cose. Quindi è antiumanista, si manifesta nell'ente, si nasconde nell'ente stesso. Quindi si manifesta l'essere attraverso l'ente e si perde dentro, cioè si nasconde dentro. Quindi è importante questo aspetto di Ereignis, cioè questo evento, diventando un evento. E l'antiumanismo l'abbiamo visto, quindi è calato dal piedistallo, e anche antiesistenzialismo. È per quello che ci sono vari dibattiti su Heidegger è un esistenzialista, non è esistenzialista. Allora, sì e no, nel senso che uno dei principali, diciamo, autori, filosofi dell'esistenzialismo è Heidegger, ma non solo. Nel senso che, fatto 100 Heidegger, una parte di lui è stata esistenzialista, prevalentemente la prima parte, ma poi a un certo punto lui si distacca. Perché si distacca? Perché l'esistenzialismo, lo abbiamo visto proprio nella puntata dedicata, si basa sostanzialmente il fulcro qual è? L'uomo.
Si basa proprio sull'uomo, sulla solitudine, sulla finitudine, sulla limitatezza, sull'oblio, sulla morte, su questo, su quell'altro. Cioè il è antropocentrico, quindi è fondato sull'uomo. Invece lui dice: no, attenzione, qua il nostro fulcro deve essere l'essere. L'essere è un evento che viene manifestato tramite l'uomo, ma l'uomo né è lo strumento, né è il pastore dell'essere. Però l'essere torna, diventa protagonista. Ecco che qui, come abbiamo detto, l'essere si manifesta attraverso anche l'arte, la forma artistica, il linguaggio artistico. L'arte è proprio l'espressione dell'essere e manifesta proprio la verità, mette in opera la verità. Infatti lui dice in tedesco: Die Kunst ist das sich ins Werk setzen der Wahrheit, cioè il porsi in opera della verità. Sostanzialmente l'arte manifesta la verità, la esprime, ma non è più un'opera umana, diventa l'evento dell'essere stesso. Quindi sostanzialmente l'uomo è colui che utilizza gli strumenti per l'arte, quindi utilizza lo scalpello, utilizza il pennello, utilizza. Poi nel momento in cui l'opera d'arte è conclusa, quello è un evento dell'essere, un'espressione dell'essere, attraverso ovviamente il tramite dell'uomo. Ogni tipo di arte, secondo Heidegger, è Dichtung, cioè è poesia. Poesia viene messa, viene innalzata tantissimo da Heidegger e lo stesso linguaggio è proprio una forma poetica fondamentale. Invece vediamo proprio che il linguaggio è fondamentale, tant'è che lui dice che il linguaggio è proprio ciò che ci caratterizza. Vediamolo tramite le sue parole. L'uomo parla, noi parliamo nella veglia e nel sonno, parliamo sempre, anche quando non proferiamo parola. In un modo o nell'altro parliamo ininterrottamente. Parliamo poiché il parlare ci è connaturato. Il linguaggio fa dell'uomo quell'essere vivente che egli è in quanto uomo. L'uomo è uomo in quanto parla. Quindi il linguaggio è la base di partenza, diciamo, è ciò che ci rende uomini. E infatti è la casa dell'essere. Bello questo aspetto, no? È la casa dell'essere. La casa dell'essere attraverso il quale si manifesta. Una volta da quella finestra, una volta da un'altra finestra, una volta attraverso un'opera d'arte, una volta attraverso un linguaggio verbale o un linguaggio poetico. E il linguaggio poetico in modo particolare è fondamentale perché ci aiuta a pensare, ad esprimere il nostro pensiero, a creare civiltà e creare culture. Ecco, veniamo all'aspetto della tecnica, che è un altro aspetto di cui si occupa nella seconda parte della sua vita di Heidegger. La tecnica è la metafisica realizzata a livello planetario. Che cos'è la tecnica? Beh, dobbiamo tenere in considerazione che lui è vissuto nel Novecento, quindi dove ci sono stati tantissimi progressi dal punto di vista tecnologico, di tecniche, eccetera. Quindi lui dice: la tecnica è un modo del disvelamento, cioè che cosa fa? Svela, rende manifesto ciò che prima non era tale, cioè io costruisco la casa prima non c'era, io disvelo, cioè svelo qualcosa che non c'era prima. Attraverso che cosa? Attraverso la tecnica. È un fenomeno che caratterizza proprio la civiltà contemporanea. E attenzione perché la tecnica non si parla di produzione, io non produco case, io non produco quell'oggetto, ma si parla di provocazione, cioè di tirare fuori dalla natura l'energia, gli strumenti utili da utilizzare per ovviamente prendersi cura di sé e degli altri. Quindi io utilizzo, ricordiamoci il termine utilizzabilità che abbiamo visto prima, cioè io uomo utilizzo le energie, tiro fuori le energie e gli strumenti utili per che cosa? Per utilizzarli per i miei bisogni, per i miei scopi. E siamo quindi giunti alla fine di questo percorso di conoscenza di Heidegger con la fine di tutto, la fine della filosofia, cioè il superamento della metafisica, perché lui dice:
La fine della filosofia sarà quando superiamo la metafisica, metafisica che è stata ampiamente criticata, l'abbiamo visto, anche se in modo non particolarmente approfondito, però lui critica appunto tutto il percorso di metafisica perché dice nessuno in passato, nessun filosofo, nessun pensatore ha poi posto, diciamo, il problema, risolto il problema dell'essere, soprattutto trovato una soluzione che non sia quella di ridurre l'ente o l'essere ad un'idea, ad un res cogitans. Ecco, infatti la filosofia è nata per interrogarsi sull'essere, ma a un certo punto ognuno ha preso la sua via. È un po' come dire, è partito tutto da quell'interesse, cioè su interrogarsi sull'essere. Poi uno ha preso l'ontologia, l'altro ha preso la logica, l'altro ha preso la teologia e alla fine si è creato un mare magno di scienze. Allora, secondo Heidegger, la cibernetica rappresenta la disciplina che unifica tutte le scienze, quindi che mette insieme un po' tutto. Cibernetica che aveva preso piede proprio nel periodo in cui Heidegger è vissuto. Il superamento della metafisica, anche in questo caso, ci pone di fronte al fatto che l'uomo non è più il protagonista, ma rimane l'essere, perché questo superamento non arriva dall'uomo, ma da un modo diverso di far accadere l'essere, cioè l'essere diventa evento in modo completamente diverso rispetto a quello che è stato in passato. Infatti tutto è nell'essere e dall'essere, anche il pensiero diventa essere, cioè non è l'uomo che pensa, ma è tutto attraverso l'essere. Attenzione perché l'essere non è Dio. Ecco, sulla questione di Dio, Heidegger, ci sono varie questioni un po' contrastanti. È stato un po', diciamo, non si è soffermato, moltissimo e quindi ci sono varie interpretazioni. Però sicuramente l'essere non è Dio, anzi, Dio si esprime, viene manifestato attraverso l'essere. La verità di Dio viene manifestata attraverso l'essere. La cosa fondamentale è che lui sancisce questo simbolicamente, questa fine della filosofia, questa fine della metafisica, ma, e questo diciamo è un mio pensiero, Heidegger alla fine ci ha dimostrato in tutto il suo percorso di vita e di studi che alla fine non si è giunti a una fine. Perché la sua fine, a mio parere, è proprio una fine simbolica della serie. Io ho vissuto tutta la mia vita sul problema dell'essere. Tanti pensatori hanno vissuto la loro vita sul problema dell'essere, alla fine della fiera non siamo riusciti, ognuno ha preso delle vie diverse e poi la realtà dei fatti è che l'uomo non è in grado di giungere ad un conclusione unica, unitaria, ma ci sono tante definizioni, tante spiegazioni e soprattutto l'uomo non potrà mai riuscire, uso sempre la metafora del puzzle perché secondo me anche in questo caso azzecca perfettamente, ad avere tutti i pezzi del puzzle, perché gli mancherà sempre qualcosa, perché il suo linguaggio è inadeguato, perché il suo linguaggio è creato dall'uomo e non ha un approccio metafisico, perché la sua mente non è in grado di avere una visione così completa dell'essere. Allora lì, in questo caso, l'uomo diventa semplicemente il pastore dell'essere e al centro viene messo l'essere. L'essere che prende, diventa protagonista, quindi c'è un antiumanismo, l'abbiamo visto, un antiesistenzialismo, perché al centro viene messo l'essere e non più l'uomo, come invece aveva fatto Nietzsche e tanti altri pensatori. Bene, siamo giunti alla fine di questo percorso di conoscenza, seppur breve, perché ricordo che Heidegger è un autore veramente studiatissimo, che merita approfondimenti su approfondimenti, quindi non è esaustiva una lezione di questo tipo, sicuramente ci sono tante cose di cui parlare, da approfondire, eccetera. Anzi, se hai voglia, scrivimi qui sotto nei commenti innanzitutto che cosa ti è piaciuto e se ti è piaciuto, cosa non ti è piaciuto di Heidegger.
Che cosa ti piacerebbe imparare di più o studiare di più? E magari appunto dammi un tuo feedback per quanto riguarda il piacere o non piacere. Sai, ci sono degli autori che ci piacciono di più, degli autori che ci piacciono di meno. Io stessa ho degli autori che amo particolarmente, mi piace molto il loro pensiero, e magari degli altri autori su cui non sono molto d'accordo, oppure che proprio non amo moltissimo insegnare. Alla prossima!